Bene ragazzi, ultimo video di questa giornata di Natale dove facciamo una, un riepilogo insomma di quello che abbiamo visto in questa diciassettesima giornata del campionato di Serie A23-24, terzultima giornata del girone d'andata. Come potete vedere ragazzi, mancano praticamente due giornate alla fine del girone d'andata. Ormai il campionato ha preso... <coughs> il suo andazzo ma soprattutto il, questo è un dato dell'altra settimana l'inter fa il primo importante strappo del campionato mantenendosi a più 4 dalla juventus ma secondo me la notizia più importante di questa di questa seconda giornata è lo strappo che in realtà fa la juventus rispetto al terzo posto ragazzi più 7 rispetto al milan questo è davvero tanto 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 da da evidenziare assolutamente teniamo conto che ormai la coppia che si giocherà lo scudetto è quella composta da inter e da juventus i numeri parlano in maniera importante ragazzi guardate l'inter 41 gol fatti ma soprattutto solamente 7 subiti non è da meno la juventus che ottimizza al massimo i molti meno gol che fa 15 in meno rispetto all'inter però avendone presi solamente 11 comunque lì a giocarsi eh, lo scudetto con l'inter perché questo mi sembra ormai un dato di fatto dopo la coppia che si andrà a giocare lo scudetto abbiamo un, un autentico eh, un'autentica baraonda che mi sento di dire per ora va a raggruppare il milan che è stato risucchiato da un bologna che definire clamoroso è poco bologna che ha solo le due lunghezze dal terzo posto Fiorentina che ha sole tre lunghezze dal terzo posto e poi abbiamo Roma e Napoli all'inseguimento con i giallorossi lanciati dopo il successo pesantissimo ottenuto contro il, il eh, Milan scusatemi contro il Napoli un Napoli completamente risucchiato e insomma questo è quanto eh, la Lazio dal suo punto di vista vince contro ehm, vince ad tempoli si avvicina recupera insomma tre punti all'atalanta ne recupera tre al napoli e, e ne recupera due al Milan però è una lazio che chiaramente è molto molto più, più lontana dalla zona eh, dalla zona champions che è il suo obiettivo dichiarato voglio un attimino tornare al bologna ragazzi perché c'è un altro dato Molto 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 importante che riguarda il Bologna, ragazzi miei, che è questo? Solamente 12 reti subite, ragazzi. Cioè il Bologna ha costruito il suo grande campionato fin qui disputato, con una difesa che ha subito meno di un gol a partita, e questa è davvero tanta 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 roba, ragazzi, c'è poco da fare eh, nel campionato italiano eh, c'è una cosa che conta e la state vedendo. Chi ha le difese forti va su in classifica, non contano tanto gli attacchi quanto le difese forti. Il Bologna ha solo 12 gol subiti, la Juventus solo 11, l'Inter addirittura solamente 7 subite e questo vuol dire, mi sembra un dato inconfutabile. Quindi ragazzi, allo stato attuale abbiamo una zona scudetto abbastanza delineata e abbiamo una zona Champions che è questa qui che raccoglie in 5 punti quattro squadre, Milan, Bologna, Inter, eh, Bina, Bologna, Fiorentina e Roma. Abbiamo poi una zona che eh, resta un pochino difficile da da mh, da giudicare da identificare la voglio chiamare zona Europa League per ora: zona Europa, zona Conference. Che vede in sei squadre raggruppate Napoli, Atalanta, Lazio, Torino e Monza. Chiaramente, eh, il Torino ha agguantato un pareggio importante contro, contro l'Udinese. Pareggio davvero fondamentale. È importante anche la vittoria che ha ottenuto il Genoa, ragazzi, 19 punti è andato ad agganciare l'altra grande sorpresa del campionato dopo il Bologna, chiamata Frosinone, Frosinone che ha perso in casa contro la Juventus. Queste due squadre appaiate a 19 punti stanno abbastanza serene e poi ragazzi miei comincia il discorso. Comincia il discorso relativo al baratro della zona retrocessione, una zona retrocessione che quest'anno con Grandissima sorpresa, vede coinvolto il Sassuolo. Se è vero che Verona, Udinese, Cagliari, Empoli e Salernitana potevano essere anche pronosticate, per quanto riguarda il Sassuolo è davvero incredibile, incredibile ragazzi. Il Sassuolo è lì ad appena tre punti dalla zona retrocessione con Udinese e Verona che sono pronte alla, a sferrarvi l'attacco, quell'Udinese che era data per condannata in Serie B già un mese fa, stesso discorso per il Verona, insomma per il Sassuolo si fa dura ragazzi, il Sassuolo viene da un andamento clamoroso come potete vedere, guardate il Sassuolo nelle sue ultime 5 uscite, ha perso col, con il Genoa in casa, ha, perso, ha pareggiato a Udine, ha perso a Cagliari, attenzione perché Udine perdeva 2-0, ha, vinto, ha è riuscito a recuperare con l'uomo in più. Eh, ha perso a Cagliari, ha perso in casa contro la Roma. Insomma, l'unica cosa positiva di queste, di queste ultime sette giornate è il successo rocambolesco di Empoli in cui ha vinto 4-3. Per il resto ha pareggiato con la Salernitana. Insomma, ragazzi, l'andamento del Sassuolo è un andamento da zona retrocessione, da squadra che se la lotterà per non retrocedere fino alla fine. Mi sembra abbastanza chiaro, ragazzi, miei, questo, questo tipo di... Questo tipo di eh, disamina. Di, di Torniamo un po, un po' alla parte profonda della classifica dove il Cagliari, eh, Cagliari, Empoli e eh, sono le squadre che hanno perso in questa diciassettesima giornata e allora diventa importante anche il punticino della Salernitana che fino al novantesimo minuto stava vincendo contro, eh, contro il Milan, Salernitana che con la vittoria si sarebbe portata a quota 11 punti e avrebbe Clamorosamente ridisegnato tutta la zona retrocessione, però anche così è una Salernitana che sì, è vero, è in affanno perché comunque dista 5 punti dalla zona retrocessione, dalla zona salvezza, però è una Salernitana viva, è una Salernitana che ci sta. Il problema principale da annoverare per quanto riguarda la Salernitana è senza ombra di dubbio una difesa che subisce troppi, 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 troppi gol. Sono davvero troppi per una squadra che deve salvarsi questo ragazzi è quanto accaduto nella diciassettesima giornata questo è quello che ci ha regalato questa diciassettesima giornata tra certezze ma anche tra sorprese eh, mi assolutamente e chiudo qui questo mio contenuto non posso che dare il trono di grandissima sorpresa di questa giornata nonché di questo campionato fin qui disputato ad un bologna che è davvero ragazzi, la grandissima rivelazione di, questo, di questa stagione. Un Bologna che vuole guardare più alle zone alte invece che alle zone basse. La grandissima delusione fin qui eh, di questo campionato, per quanto mi riguarda. È assolutamente ma proprio senza ombra di dubbio, la Lazio che si ritrova annoverata da, a ben 7 punti di distacco dalla zona Champions suo obiettivo di stagione dichiarato alla vigilia. Altra grande cosa che va un pochino a stonare è il Napoli, campione d'Italia. Che praticamente con neanche alla fine del girone d'andata deve abdicare e dire addio a quello scudetto che ha cucito sul petto. Perché insomma, ragazzi, 17 punti di distacco dopo. Dopo 17 partite, il Napoli viaggia alla media di un punto perso a partita eh, rispetto al ritmo dell'Inter. Ragazzi, insomma, stiamo parlando di due marce completamente diverse. Fatemi sapere cosa ne pensate. Di nuovo, tanti cari auguri di Buon Natale a tutti voi. Vi do appuntamento ai video del, di domani, della giornata di Santo Stefano. Ciao a tutti, ragazzi.